si sono allestiti in giro per l'Italia in set che in qualche maniera daranno vita al film che si basa sulla canzone Questo piccolo grande amore, ovviamente la canzone di Claudio Baglioni che tutti conoscete. A dirigere tutti i set Riccardo Donna, e protagonisti ci sono Mary Petruolo ed Emanuele Bosi. E non ci rimane che sbirciare all'interno dei set e voi con noi, pace! Bene, sì, siamo qui sul set di Questo piccolo grande amore e io sono Riccardo Donna, sono il regista. Dopo tutto quello che ho passato nelle mie precedenti vite, questa cosa qui probabilmente racchiude un po' tutte le cose che ho imparato in questi 30 anni di carriera. Il lavoro del cinematografaro è un lavoro strano, si fa di notte, in momenti strani, sembriamo tanti, sembriamo tutti un gran casino, invece siamo una banda organizzata. In realtà il cinema è un caos organizzato, perché arriva da fuori, vede tanta gente, non capiscono cosa servono, invece tutti hanno un ruolo specifico. Adesso tutti questi qui intorno a me stanno parlando, io non devo, anzi avrebbero anche bisogno di me, e quindi vi saluto perché vado a girare una scena molto complicata che ancora non ho capito bene come devo fare. Quell'aria da bambina, siamo qui nella caserma Mario Musso di Saluzzo e stiamo girando Questo piccolo grande amore. Io sono il protagonista maschile e sono Emanuele Bosi, interpreto il personaggio di Andrea. Praticamente questo film racconta la prima vera storia importante d'amore di Giulia e Andrea, e l'ultima storia prima di diventare grandi. La magia è lo sfondo proprio di molti momenti del film, e viene rappresentata, quindi viene rappresentata quella parte interiore, quelle emozioni interiori che proviamo dentro. Io vengo dal teatro, poi ho cominciato a lavorare in televisione con Incantesimo, poi ho fatto Questa è la mia terra, poi ho girato un film per il cinema che è ancora inedito. Allora, Questo piccolo grande amore è ambientato, come sappiamo tutti, negli anni 70, nel 71. Ho avuto l'opportunità di calarmi in questo mondo che a me è sembrato dall'inizio pieno di vita, di colori. Sarà per l'influenza degli hippie che si facevano avanti, il periodo delle lotte, delle conquiste dei ragazzi. E insomma, quello che siamo oggi lo dobbiamo soprattutto a quel periodo, al periodo poco precedente e sicuramente anche a quello successivo, però il 70 è stato fondamentale. C'è un bel clima sul set, siamo tutti molto uniti, c'è un rapporto anche umano reale si è creato con tutti i reparti, con la troupe, con il regista ovviamente è inevitabile. Cosa fare adesso che voglio un piccolo grande.